Ciao, benvenute in questa book review perché vi voglio mostrare un libro perfetto per a chi piace ed coltivare. E prima di tutto non ho messo le luci perché ho provato con la finestra aperta, ma non mi sono resa conto che però sì, c'è più luce, ma uccellini a gogò, vicini, rumori, quindi se durante l'editing vedo gli uccellini qua, wow! Se durante l'editing vedo che non si sente bene, ci andrò sopra col voiceover, adesso vedo. E comunque, il libro di cui volevo parlarvi è questo, che si chiama Coltivare piante dal seme, di Holly Farrell. Lavorare tutto l'anno con poca attrezzatura e una spesa minima. Edizioni Il Castello, 14 euro per... Non ho guardato le pagine, ma me lo dico subito. 144 pagine. E io l'ho trovato per chi piace coltivare o comunque muovere un po' la terra, produrre qualcosa da solo. È molto carino perché mostra proprio come recuperare i semi da qualunque cosa e poi provare a coltivare da soli. Mettiamo il libro sul leggio e ve lo mostro. Allora, eccoci. Dunque, nel mentre posso dire che questi uccellini qua fuori si stanno proprio divertendo un sacco. Comunque, vediamo il libro che è meglio. Allora, partiamo dall'inizio, sì, l'introduzione, cosa sono i semi? È bella la carta, è proprio spessa, e mostra le schede come le sono rappresentate, è fatto bene, mi piace, come crescono le piante, quindi proprio la parte tecnica, cosa sono i semi, l'interno di un seme, è bello, diffusione dei semi con anche dei fumettini carini. E poi la crescita del seme, eccolo qua, come coltivarli e come coltivare le piante. Partiamo come raccogliere i semi, quindi come raccoglierli, come prelevarli, come maturarli, come conservarli. È fatto bene, quindi parte di fotosintesi, dove coltivarli all'interno e all'esterno. Attrezzatura di base che è davvero basilare, si può fare con qualunque cosa, coltivare all'interno con dei seminziari, con dei vasi, con delle contenitori recuperati come i vasetti per lo yogurt, i rotoli di carta igienica, i barattoli vuoti, spiega come fare, quindi è anche pratico all'esterno con vari recipienti, il terreno perché è la cosa più importante e poi alla fine piantare i semi veri e propri, ecco qui. Cioè, è fatto, mi piace perché è chiaro ed è veloce, è controllare se il seme è vitale, annaffiarlo, imparare a capire se la terra è annaffiata bene, come innaffiarli. Se è troppo, se è poco, se è giusto, il nutrimento e poi alla fine arriviamo al capitolo sui semi e quindi qui spiega proprio come recuperarli dall'avocado, come seminarlo. Melone, anguria, è bello. Prendiamone uno, un agrume ed è il tempo, difficoltà, è tempo, cosa occorre, come fare, è scritto in breve. Eccola qua, la cura della pianta. Passiflora, ce ne sono diversi. Eccolo qui, mango. Basta mangiarne uno e poi provare. Se a qualcuno il kiwi, eccolo qua, magari per queste piante come il melograno ci vuole più spazio, però alcune possono essere fatte anche, perché no, sul balcone o se si ha appena qualche vaso da mettere sul terrazzo. Ecco, magari non la vite o questi, l'ulivo. L'ulivo è difficile, ve lo garantisco. L'arachide, questa la voglio provare. Recuperare una piantina da un'arachide, questa la voglio provare. I pomodori, io ho le piantagioni di pomodori e vi posso assicurare che davvero vengono anche nei vasi sul terrazzo, ad esempio. Zucca ci vuole un po' più di spazio. Pruno, albicocca, sono un po' più difficili. Pesco, sono anche belli. Ecco qua. Fragola, rampone, ecco, queste sono quelle che si possono proprio coltivare. Anche sui balconi, quindi per chi ha poco spazio. E poi il capitolo curare le piante durante la crescita. Questa è il rinvaso, il trapianto all'aperto. È utile come cosa. Dare la forma alle piante.
sostegni, perché i rampicanti tipo i pomodori ne hanno bisogno, i parassiti, come stare attenti agli animaletti che vanno a rovinare le piante, ed è scritto chiaro, sono presenti tutti i parassiti più comuni, quindi davvero fatto bene, malattie, come intervenire ed gli eventuali problemi delle piante, è scritto bene, moltiplicazioni per talea, ma questo, e poi il glossario finale. Allora, rieccoci qui, siamo tornati. Dunque, in pratica questo è un libro che vi consiglio, soprattutto se vi piace, ve l'ho già detto, avete un piccolo balcone, un piccolo orto, se volete recuperare qualcosa, ogni cosa che mangiate di frutta e verdura, pensate, ma i semi li posso recuperare? Davvero, sono è furbino, poi è scritto anche bene ed è molto chiaro e semplice. Questo l'avevo preso in libreria, in biblioteca, però lo compro perché mi è piaciuto e quindi questo lo prendo. Magari se lo trovo usato ancora meglio. Io li provo tutti, cerco sempre di trovare dei libri in biblioteca e poi quelli che mi piacciono, oltre a parlarvene, li compro. Però troppi davvero non potrei. Questo è uno di quelli che mi piace. Poi è fatta bene anche la copertina, come vi ho detto, e anche le pagine sono belle rustiche, sono belle spesse, dure, un po' ruvide, rustiche. E quindi fatemi sapere se vi è piaciuto questo libro, se lo proverete, se lo leggerete, e se vi piacciono queste book review, proviamo, se la luce può andare bene, non credo, e se gli uccellini non hanno disturbato troppo. E alla prossima recensione. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, mettermi un like se ti è piaciuto il video e cliccare la campanella, così non perdete i prossimi video. Alla prossima, ciao!